Torino fino al termine del primo tempo. Senti, 2-1 per la vostra squadra. Secondo me sei stato fondamentale con le ultime parate al termine del primo tempo per comunque portare avanti la tua squadra al fine primo tempo. Commentami un po' questo primo tempo, cosa c'è da migliorare per il secondo? Appunto, a migliorare secondo me c'è la fase difensiva, perché stiamo lasciando troppi buchi, stiamo sbagliando troppo, soprattutto in fase difensiva. Poi anche in fase offensiva dobbiamo attaccare di più, perché stiamo sbagliando pure. Considerate comunque che avete vantaggio di gol all'andata di. Sì, dobbiamo ottenere questo vantaggio e attaccare appunto più concreti, dobbiamo essere. Man, you gotta have that time where you just like disconnect from the scene, just the race. Siamo qui al termine di questa bellissima semifinale, Lega Alberto Pienio, termine ritorno 5-2, avete già vinto con due gol di scarto all'andata, quindi la partita già era bella che indirizzata, comunque col più forti fisicamente è proprio un altro discorso, non c'è proprio storia. Esattamente come lo scegliamo. Esattamente, sempre cercato di testa dai tuoi compagni, anche col di testa oggi. Oggi col di testa, ne fai due, cosa ne pensi? Il tuo gol e della tua prestazione? Allora, penso che ormai questa squadra è pronta per fare un salto di qualità. È bella rodata, bella rodata. Invece per quanto riguarda i gol, purtroppo non posso fare il capocannoniere, perché ormai sono troppo degli avversari. Però con i gol di oggi penso che abbiamo fatto un salto di qualità. Torriero, grandissimo protagonista Luca di questa partita. Giangi, incredibili le tue parate, sono sempre decisive, ci metti sempre una pezza tu dove la tua squadra sbaglia. Bellissima la partita oggi da parte tua, e adesso ragazzi c'è la finale. Come la vedete questa finale, ragazzi? È più complicata, però comunque ce la dobbiamo fare, dobbiamo vincere questo torneo. Ce la farete, ragazzi. Avremo pubblico, occuperemo tutto il Occuperete massimo. Tutto. Beh, è una mano che mi date in questo momento. Certo. Me lo aspetto, in bocca al lupo.